Non è una steccata alla prima per l'Inter, e questa l'analisi del giorno dopo. Un pareggio non era il risultato che sognavano e speravano i nerazzurri, ma alla luce della partita vista al Bentegodi, il 2-2 con il Chievo è un punto guadagnato. In terra veneta la macchina di Mancini è faticata un po' troppo, d'altra parte è in pieno rodaggio. In gol con Stankovic a un quarto d'ora dall'inizio, si è fatta rimontare e poi superare complici troppe leggerezze difensive. Ma c'è un attenuante. La coppia centrale Materazzi-Mihajlovic era assolutamente inedita e mai più sarà riproposta dal Mancio se non in emergenza come ieri. Roberto D'Ayesi ha scelto una panchina impegnativa. Sarebbe ingeneroso esprimere giudizi adesso. Soltanto il tempo potrà dire se il lavoro avrà pagato. Come prima partita, no, ripeto, per me è importante che la squadra abbia cercato di giocare e magari anche quando siamo andati in svantaggio non abbia preso la palla e abbia iniziato a buttarla avanti. Questo non si doveva fare. Insomma, io devo dire che sono abbastanza soddisfatto. È chiaro che avrei preferito vincere. Non facile neppure il fardello di Beretta, che guida da pochi mesi il Chievo, che è stato la squadra modello di Del Neri. E ho trovato, come dicevo, un gruppo abituato al lavoro e con dei meccanismi già ben oliati, e era soltanto da riproporli e da metterci qualcosa del sottoscritto, ovviamente. Per evitare la figuraccia e risollevare l'umore agli interisti ci è voluto il solito Adriano. A dettare i tempi ci ha pensato Veron, ma anche a centrocampo c'è ancora parecchio da lavorare. Nella parte di contenimento, ma anche nel rifornimento agli attaccanti. Quelli che ci dobbiamo dare da fare siamo noi, a mettere loro al suo agio. E penso che Cristian si è trovato due volte davanti al portiere con un buon segno. Cioè, le occasioni ci sono state. Adesso dobbiamo migliorare sotto porta, basta.